Ciao a tutti, sono tornata in tutto il mio assoluto pallore per parlarvi di questo libro, Viola di Grado, 70 acrilico 30 lana, edito dalla casa editrice EO. Prezzo 9 euro, l'ho acquistato su Amazon, mi è arrivato subito. Comunque l'ho visto anche in varie feltrinelli e anche nelle librerie Mondadori. È un libro molto piccolino, però è uno di quei libri che sono piccoli ma pesano tantissimo. E devo dire che è stato un libro che mi ha sorpreso. Lei è una scrittrice giovanissima, con questo libro è stata la più giovane vincitrice del premio Campiello, è stato pubblicato poi in diverse lingue, quindi è un libro veramente, veramente conosciuto. Io ci sono arrivata un po' tardi, per puro caso, tra l'altro, ho visto un suo post su Facebook, tramite altri contatti, l'ho aggiunta, ho comprato i suoi libri e poi le ho anche scritto che mi erano piaciuti molto e lei è una ragazza veramente molto disponibile, non è una spocchiosa. Ho scritto anche ad altre persone, magari che seguivo su YouTube o altri scrittori, e sinceramente alcuni sono stati carinissimi, altri sono stati un po' sulle loro, non hanno risposto. Poi capisco anche che le persone abbiano una vita e non stiano sempre al computer. Però nel caso di Viola di Grado io ho ricevuto una risposta, non una risposta telegrafica, tra l'altro, una persona, quindi da quello che ho potuto vedere, non conoscendola, molto molto carina e disponibile. Questo libro ha un tipo di cioè ha un tipo di linguaggio molto all'avanguardia, a mio modo di vedere, è veramente, veramente personale. Non ho trovato assolutamente, non so, delle similitudini con altri scrittori, cosa che io invece solitamente faccio. Faccio vari voli pindarici quando leggo e ricordo sempre qualche scrittore di qualche classico. Nel caso di Viola ho conosciuto, cioè sì, ho conosciuto una storia completamente nuova. Un tipo di espressione del sentimento audace e anche aggressiva in certi momenti. E la protagonista Camelia, che ve lo dico, odia i fiori, e già questo mi piace tantissimo. Lei si chiama come un fiore, ma odia i fiori. Vi voglio dare solo qualche piccolo assaggio per incuriosirvi. Già questa cosa è molto particolare, mi è piaciuta da morire. Una ragazza, Camelia, protagonista, che esprime il suo dolore in una maniera, non, diciamo, non è una vittima, anzi reagisce a questo dolore a volte con rabbia, a volte con una strana apatia, che non è una vera apatia, perché questa è strana. È una reazione molto personale che non avevo personalmente mai letto in altri personaggi, in altri protagonisti di libri. In questo libro si affronta anche la tematica del lutto, non solo un lutto inteso come morte, ok, qualcuno è morto, si spegne una vita, un lutto anche a livello di anima, un lutto relativo al linguaggio, un lutto relativo proprio alla parola, al suono. Infatti si affronta un linguaggio fatto di sguardi tra Camelia e la mamma, si affronta anche il tema della depressione. Ci sono poi tante storie, ci sono poi le passioni che escono fuori, le passioni di Camelia, l'atteggiamento anche schivo rispetto a quello che è il mondo circostante, nel senso è come se la vita di questa protagonista, appunto parlavo di un lutto non inteso solo come morte in senso stretto, è come se il lutto si estendesse a tutto quello che la circonda, quindi al linguaggio, al rapporto con la mamma, al suono. E è bellissimo perché c'è anche un tipo di elaborazione del lutto relativa alle stagioni, a come vengono viste le stagioni, all'inverno, che è un inverno che viene esteso a tutta la città nella quale vivono, che è Leeds. Si assiste proprio a un blocco in qualche modo, e tutto ciò che fa pensare al passaggio del tempo, alle altre stagioni, magari più felici come l'estate, la primavera, vengono in qualche modo deturpati da Camelia, quindi dalla protagonista, appunto l'esempio i fiori, lei che uccide tutti i fiori che trova sul suo cammino. Molto bello è
l'approccio che c'è con l'altra lingua. Camelia studia il cinese e è veramente bello questo approccio. Il ragazzo che incontra, che l'aiuta a studiare il cinese, che l'avvicina degli ideogrammi, e è tutto molto bello. E io non ci capisco nulla di queste cose, non ho mai studiato il cinese, eppure ho trovato estremamente chiaro tutto quello che lei in qualche modo vedeva intorno a questi ideogrammi e tutto quello che lei intende. Quindi una scrittura chiara, audace, all'avanguardia, originale, una storia veramente originale, un finale che non vi dirò chiaramente, ma che veramente mi ha lasciato tipo l'urlo di Munch, e un finale che non ti aspetti, cioè personalmente non me l'aspettavo, quindi finale a sorpresa, finale bomba, e in qualche modo, nel mio modo di vedere, io adoro Nietzsche, voi sapete, il finale di questa storia lo intendo un po' in senso nicciano, nel senso che poi vedrete la temporalità, io l'ho vista come la vedrebbe Nietzsche, una temporalità negativa chiaramente, una ripetizione di un qualcosa, di uno stesso qualcosa, quindi la riproposizione dello status quo, e questa cosa mi è piaciuta tantissimo. E non so, questa ciclicità che io vedo in questa storia, che è veramente, veramente audace anche per la scrittura contemporanea, mi ha fatto pensare anche un po' a una forma mitica. Però, ripeto, questi sono i miei voli pindarici, le mie riflessioni in base a tutto quello che ho letto e che conosco. Quindi è un libro che mi ha colpito veramente tanto. Vi leggerò l'inizio. E spero veramente che lo acquisterete. Cioè, veramente l'inizio in qualche modo è un po' riduttivo, però tutto quello che potrei leggere avanti in qualche modo rovina un po' la sorpresa della storia. Un giorno era ancora dicembre, specialmente a Leeds, dove l'inverno è cominciato da così tanto tempo che nessuno è abbastanza vecchio da aver visto cosa c'era prima. Nevicava tutto il giorno, a parte quella breve parentesi di autunno che ad agosto aveva scosso un po' di foglie e se n'era tornata da dove era venuta, tipo la band di apertura prima della Star. A Leeds tutto ciò che non è inverno è una band di apertura che si sgola 2 minuti e poi muore. Subito dopo arrivano le plateali tempeste di neve, si abbattono a terra come maledizioni, congiurano contro il lirismo spericolato delle piccole fucsie sbocciate nel parco. E fate un applauso, bis. Ogni inverno di Leeds è terribilmente egocentrico, vuole sempre essere più freddo dell'inverno precedente, pretende sempre di essere l'ultimo inverno, scatena un vento letale con le vocali strette degli inglesi del nord, ma ancora più dure, e comunque nessuno dei due è con me che parla. A me questa anche descrizione dell'inverno, cioè, l'ho trovata veramente stupenda. E quindi 70 acrilico, 30 lana, viola di grado. E prendetelo, non ve ne pentirete, è veramente una storia cruda, quello che volete, però cioè, è fantastica. Per me è stata una grandissima sorpresa. Ora cerco di girare il prossimo video. Ciao!